Al Bagno Maverick di Marina di Ravenna, l'Associazione Diabetici Ravennate ha organizzato un'intera giornata dedicata allo sport per persone con diabete, nell'ambito di un progetto regionale che mira ad ottenere proprio attraverso l'attività motoria un miglioramento della condizione di vita dei pazienti, per arrivare così un giorno ad avere nello sport una vera e propria terapia medica. È una giornata all'insegna del movimento, movimento che può essere movimento sportivo, passeggiata che è già stata fatta stamattina sul bagnasciuga della spiaggia e dopo ci saranno delle persone diabetiche e non, personale medico e infermieristico che si esibiranno anche in danze. Si tratta del progetto EFA, ovvero esercizio fisico adattato, nella quale possono accedere diabetici tipo 2, cardiopatici o ipertesi. Praticamente è un progetto volto al miglioramento dello stile di vita e delle condizioni fisiche stesse del paziente, quindi persone che sono inattive da tempo, che si avvicinano all'attività fisica monitorata sia dalla medicina dello sport che da cardiologia dello centro antidiabetico. E l'allenamento viene fornito inizialmente al CMP presso un centro di medicina dello sport e prosegue poi presso una rete di palestre sicure, in modo da assicurare l'adesione dei soggetti, dei partecipanti, che vengono tenuti sotto controllo anche tramite l'esame del sangue per valutare l'efficacia e i miglioramenti ottenuti dagli stessi. Ecco, quali sono le attività fisiche a cui vengono sottoposti? Ma principalmente si svolge un esercizio aerobico, quindi esercizi svolti in palestra con qualche pesetto leggero e soprattutto tanta camminata, tanta bicicletta. Da 20 anni col diabete, eppure ha iniziato qualche anno fa un corso per immersioni. Ormai sono 20 anni che sono diabetica, ho sempre pensato che non deve essere un limite. E è logico che ci sono dei momenti, soprattutto quando si va in ipoglicemia, che se non ci fosse l'ipoglicemia sarebbe meglio, però si affronta la cosa. E quindi il dottor Di Bartolo mi ha proposto 2 anni fa di prendere il brevetto, di provare a fare il corso da sub, ho accettato e sono riuscita a prenderlo e sono molto contenta anche perché effettivamente si può fare, non ci sono questi rischi, è logico che bisogna essere un po' attenti prima di fare l'immersione, provare la glicemia, perché se è troppo alta è meglio non immergersi, se è troppo bassa non ci si deve immergere, però si fa, ecco, è una di quelle attività che si può fare benissimo. Come attività fisica sono contentissima che c'è due allenatori che sono bravissimi, hanno una pazienza con noi diabetici che e così sono contentissima, solo che dura poco, adesso dobbiamo andare a palestra privata che adesso dura qualche mese. Gratuito, senza pagamento, e adesso dobbiamo darci da fare prossimamente. 1 ora, 2 volte a settimana, anche 3 che facciamo. Io faccio volentieri, sono sempre puntuale, sono contenta, è una cosa buona. Penso che sarebbe utile a tutti i diabetici, così si mettono moto e pensano più avanti fare uguale. Com'è cambiata la vita una volta scoperto di avere il diabete? Subito quando l'ho scoperto non l'ho presa bene, nel senso che fare delle iniezioni, fare 4-5 iniezioni al giorno è un po' pesante, però dopo dipende dal carattere delle persone. Io nella mia testa ho sempre detto io non sono diabetica e quindi affronto le cose normalmente. Ha cambiato perché non posso più mangiare dolci. Devo stare attenta all'alimentazione, devo fare attività fisica di più. Tante volte ti senti molto debole, che sei giù di morale anche. È cambiata molto mia vita, sì. L'obiettivo è ottenere attraverso l'attività fisica che cosa? Un miglioramento della salute e anche magari un miglioramento delle condizioni fisiche e mediche del soggetto e quindi magari dovergli prescrivere meno medicine.
accanto a questo progetto se ne affianca un altro per quali tipo di pazienti? Sì, beh, fondamentalmente per i bambini di una fascia d'età dai 12 ai 14 anni, adolescenti. È un progetto più preventivo questo, va a prevenire l'obesità e il sovrappeso in età infantile. E si chiama Famiglia Attiva Chiavi in Mano. E lo stiamo facendo reclutando i bambini che fanno l'attività agonistica, quindi arrivano al centro di medicina dello sport attraverso la visita di idoneità agonistica e poi da lì chi supera un certo indice di massa corporea, nella fattispecie 25, il BMI sopra 25, viene reclutato per aderire a questo progetto. In questo caso loro non fanno attività con noi, viene assegnata una chiavetta della Tecnogym che serve per misurare, diciamo, il dispendio energetico, misurare l'attività fisica che loro quotidianamente fanno per conto loro a casa, e da lì viene monitorata proprio l'attività fisica e in quattro step, noi li vediamo in quattro step differenti nel giro di 4 mesi, valutiamo insomma quanto sia aumentata sia la quantità di attività fisica sia l'intensità dell'attività fisica stessa, e quindi gli diamo una sorta di prescrizione o di suggerimento per quella che dovrebbe essere l'attività fisica sia in termini qualitativi che in termini quantitativi. Federico Lega per Ravenna Web TV.